quali sono i 5 errori da non commettere quando si avvia una business all'interno degli Stati Uniti. Ciao, sono Luca Tagliatore e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Più di una volta mi avete chiesto: Luca, perché non parli mai di Stati Uniti? Ebbene, oggi penso di aver trovato la location adeguata, perché mi trovo a Napoli, nel cuore dei quartieri spagnoli. Che cosa c'entra Napoli con gli Stati Uniti? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like, che vorrai togliermi alla fine del video se non ti sarà piaciuto il contenuto di qualità che sto per regalarti. Siamo a Napoli, come ti sarei accorto da solo, e non negli Stati Uniti. Ma da Napoli parliamo di Stati Uniti. Per quale motivo? Beh, il primo motivo è che avrei dovuto essere a New York in questo momento, ma non ce l'ho fatta. L'agenda di un pianificatore fiscale può essere particolarmente impegnativa. Di rientro da Dubai, tra poche settimane volerò per il sud-est asiatico. Aver fatto tappa a Dubai o a Miami, dove di consueto mi fermo per lavoro, avrebbe significato un infarto molto probabilmente. Quindi ho deciso di riprendere questo discorso dalla mia città natale, che è anche il motivo per cui sono a Napoli, tra l'altro. Il punto fondamentale è che secondo me Napoli è una delle città più evocativa del rapporto con gli Stati Uniti, è una delle città in Italia che meglio spiega e ricostruisce quello che lega l'Italia agli Stati Uniti. Un filo di legami culturali, economici, commerciali che affonda, non voglio dire nella notte nei tempi perché non è un racconto della Bibbia, ma sicuramente affonda le sue radici e si sviluppa a partire dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra. Pensiamo banalmente ai flussi migratori del XIX e del XX secolo che dal porto di Napoli in particolar modo partivano per andare negli Stati Uniti prima di essere eventualmente fermati a Staten Island, ma questo è un'altra storia. O ancora, se quando pensiamo agli Stati Uniti, evocativa è l'immagine di Little Italy all'interno di New York e anche lì la buona parte, come dire, degli antenati che hanno creato le basi per lo sviluppo di quel quartiere, oggi estremamente assai turistico, sono napoletani, così come l'influsso del cinema, della cucina e del food in generale ha plasmato incontrovertibilmente la cultura pop americana di questi anni. Sotto un profilo storico invece basta pensare al sindaco della città di Napoli del secondo dopoguerra, Luigi Lauro, il quale fu uno dei principali artefici dello sviluppo commerciale e anche militare della città. Pensiamo che qui comunque ci sono basi NATO, pensiamo anche all'implementazione del piano Marshall che in gran parte ha dispiegato i suoi effetti nel mezzogiorno d'Italia. Senza contare chiaramente l'interesse turistico che per gli Stati Uniti Napoli rappresenta in questo momento storico. Soprattutto negli ultimi anni c'è stata una vera e propria, si parla addirittura qui di rinascita culturale, è tutto pieno sempre, i prezzi delle case stanno schizzando alle stelle, ma soprattutto tutti gli hotel e tutti gli alberghi sono pieni costantemente. Prima, diciamo, gli americani preferivano la costiera amalfitana, adesso anche la città di Napoli è tornata in grande spolvero. Quindi, come vedete, il nesso culturale, artistico, politico, economico è sempre più pressanti ed ha senso parlarne da Napoli e soprattutto può avere molto senso per un imprenditore guardare anche a quello che hanno fatto gli imprenditori del passato. Infatti molti imprenditori napoletani hanno creato parte del loro successo, della loro fortuna e della loro ricchezza espandendosi all'interno degli Stati Uniti, che è proprio il fulcro di questo video. Pensiamo al più famoso di tutti, chiaramente Marinella, l'imprenditore delle cravatte che si trova poco più avanti, diciamo, a Riviera di Chiaia. Possiamo pensare o anche a Salvatore Ferragamo che ha creato il suo successo creando le scarpe delle dive a Hollywood, ma è dalla regione Campania che muove i suoi primi passi. Lo stesso Ralph Lauren, non tutti lo sanno, i genitori avevano origini napoletane, quindi in qualche modo sono sicuro che abbiano influito nello sviluppo del suo business e nel suo successo anche e soprattutto all'interno degli Stati Uniti.
E allora è molto probabile che nessuno di questi imprenditori, così come tanti altri imprenditori che ce l'hanno fatta, non ha commesso nessuno di questi 5 errori, che valgono per gli Stati Uniti, ma in realtà valgono per il resto del mondo. Se hai necessità, voglia, intenzione di avviare un business negli Stati Uniti, la prima cosa da fare è non pensare di poter esportare la tua cultura. Quando vai in un paese devi abbracciare evidentemente la cultura del paese in cui vai. In un paese in cui si venera la proprietà privata e il business, evidentemente una cultura profondamente diversa da quella italiana, dove la maggior parte del PIL è di derivazione statale o parastatale. Quindi ti rendi conto che c'è un abisso, non si può arrivare pensando di replicare i modelli italiani all'interno degli Stati Uniti. Il secondo errore è quello di pensare di poter agire da privati, agire all'interno del legal framework degli Stati Uniti senza il tramite di un veicolo societario ad hoc è pura follia, sia per una questione di protezione personale, sia per una questione di risparmio fiscale. Il terzo errore da non commettere è quello di affidarsi banalmente alla persona sbagliata. Vedete, molti studi di avvocati o di tributaristi sono esclusivamente italiani che provano a traghettare all'interno degli Stati Uniti, oppure sono avvocati americani che non conoscono fino in fondo invece la cultura italiana. È necessario, dal mio modestissimo punto di vista, allora affidarsi a chi ha un piede in Italia e un piede negli Stati Uniti, perché non è soltanto una questione di conoscere le normative, ma, come vi dicevo, punto numero uno, è anche una questione culturale. Devo conoscere l'italiano e devo saperlo guidare all'interno degli Stati Uniti. Numero 4, bisogna conoscere le regole del gioco. Il mercato americano è un mercato estremamente complesso. Io in particolar modo mi occupo evidentemente di fiscalità, e anche il codice, l'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, è rappresentativo di un diritto tributario estremamente complicato. Il novero delle leggi e anche il numero delle tasse che è necessario conoscere prima di pensare anche solo di mettervi negli Stati Uniti è ampio e vario, e te ne parlerò profondamente nel corso di un video successivo all'interno di questo canale. L'errore numero 5 da non commettere evidentemente è quello di muoversi senza una guida. Una guida legale e una guida fiscale, perché investire o anche trasferirsi negli Stati Uniti è un tema assai più complesso di un trasferimento o di un investimento in Unione Europea o anche che in altri paesi extra UE. Questo perché il numero di visti che il governo americano eventualmente concede è innumerevole e veramente complicato da conoscere e dominare. È quindi necessario analizzare nel dettaglio quali sono le possibilità a tua disposizione, ma non preoccuparti, perché anche per quanto riguarda i visti, che poi si dividono in due grandi categorie, di immigrazione e di non immigrazione, saranno esaminati attentamente in un prossimo video, sempre qui all'interno del canale. Io sono Luca Tagliatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto questo video, lasciami like. Dubbi, approfondimenti su Relocation Plan e investimenti negli Stati Uniti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.